se noi pensiamo che la produzione di statistiche, con tutto il rispetto, sia questo libro, non andiamo. La storia delle province vista attraverso l'occhio dell'Istat. Se ne è parlato durante un convegno nazionale organizzato dall'Unione Province Italiane a Torino, città scelta non a caso. Nel capoluogo subalpino, 2 anni prima dell'Unità d'Italia, fu costituita la prima provincia. E nel 1861 il Ministero dell'Agricoltura si dotò della prima divisione statistica in Italia. Al convegno è intervenuto il presidente nazionale dell'Istat, Enrico Giovannini, il quale ha affermato che le province possono svolgere un compito utilissimo nel raccordare, attraverso i loro uffici statistica, la rete dei comuni italiani, che spesso sono piccoli o piccolissimi. A chi oggi ci vuole cancellare, ha detto il presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta, ricordo che sulle province si è costruita l'identità profonda del nostro paese. Oggi, attraverso il lavoro degli uffici provinciali d'Italia e con l'Istat, è stato presentato l'Atlante delle province italiane. Viene fuori una rappresentazione dell'Italia che non è quella normalmente percepita. C'è una realtà che viene definita provinciale, che molto spesso è guardata anche con un certo disprezzo. Invece l'Italia vera, che noi rappresentiamo come province, e merita di essere ancora rappresentata. Da questi dati emerge chiaramente che c'è ancora bisogno di un ente provincia e che si continui attorno alle province a mantenere l'organizzazione attuale dello Stato e anche l'organizzazione di tutte le associazioni e le categorie economiche e sociali. Il futuro è questo. Semmai bisogna chiedersi oggi se le aspettative che sono state create con la nascita delle regioni sono state mantenute. Noi rivendichiamo il fatto che come province, e emerge chiaramente anche questo dall'Atlante, che riusciamo a garantire l'appartenenza e il senso di unità del nostro Paese, del nostro Stato, garantendo le autonomie, a differenza delle regioni che in questi anni invece sono stati elementi divaricanti dell'unità del nostro Paese. C'è una riflessione comune, siamo disponibili a mettersi in discussione, ma evidentemente questo deve guardare anche le regioni.